Idiota, che vuoi? Zio, mi dai i soldi per andare al cinema? A vedere chi? James Bond. James Bond, James Bond, James Bond. Ma basta con questo Sham Bond. Mi avete stufato. E allora tu perché lo leggi? Lo leggo per capire come mai lo trovano tutti così straordinari. Io trovo che è il più bel tipo di Bond l'ho mai visto tra gli agenti segreti. Ah, nei film? Io non li ho visti i film, ho letto questi io. Ma dico, vi rendete conto? Non fa che cacciarsi nei guai più prevedibili, commette un sacco di fesserie, è più ingenuo di uno scolaretto e si salva sempre per inverosimili combinazioni. Prendete Operazione Tuono, parlo sempre dei romanzi, si intende? 4 volte sta per lasciarci le penne per balordaggine e creperebbe se non venisse per caso salvato in extremis. La prima volta da una buona massaggiatrice, la seconda da un nemico fesso che ammazza il bieco assassino nell'attimo in cui sta per farlo fuori, la terza da un coso, un pesce, un barracuda, e la quarta da una sommozzatrice. Molto buona anche lei, d'accordo? In Dalla Russia con amore e in Casino Royale il pirello casca nelle trappole più elementari. E in Goldfinger, a che gli servono tutte le armi speciali e l'automobile a 1000 usi? A farsene fregare e a ficcarsi nei pasticci. E le sue leggendarie missioni, perché vanno in porto? Perché trova sempre per la strada qualche femmina volenterosa che lo aiuta e magari ci rimette la pelle calda, d'accordo? In fondo, questo superfusto cos'è? È la sublimazione del gigolò, ma praticamente è un immaturo dilettante che le busca da tutti. Concludendo, è un vero asso soltanto nell'uscire da ogni situazione disperata per il rotto della cuffia. Uno specialista del buco, insomma. Gli dicono, sì, ma i film di Sean Connery sono fatti in chiave di scanzonato umorismo. I film, sarà. Senz'altro questo personaggio duro lo è, ma zero via zero rimane zero. Doppio, d'accordo? E poi se parliamo di cinema e di scanzonato umorismo, troppi illustri predecessori hanno affrontato situazioni esplosive con destrezza, audacia e invulnerabilità assai più strabilianti e desilaranti, Sì, io me li dai sti soldi. Ma che soldi? Adesso ti faccio vedere io di dove derivano le geste mozzafiato dei super avventurieri col botto. Tiro fuori io dagli archivi segreti i documenti sensazionali che riguardano i precursori di Sham Bond. Vogliamo vedere al lavoro i suoi formidabili antenati, Quelli sì che erano irresistibili. Il cinico superuomo senza scrupoli, il rompicollo beffardo, guarda, non fa che imitare i suoi spregiudicati progenitori che con naturalezza si gettavano in iperboliche imprese. Chi erano gli antenati di Sham Bond? Il suo genitore, Ian Fleming, non lo dice, ma io ne ho scovato una bella squadra. Attenzione. Vado a presentarvi... Dietro a questo sipario rivediamo il mondo più giovane di 40 anni, ma già allora rumori, botti e botte si sprecavano. Nel 1924 tutto era però più semplice e umano, l'uomo non era ancora scientificamente programmato. Perfino nella vita d'ufficio entrava qualche pizzico di imprevisto. Oggi solo qualche grande diva si permetterebbe di entrare nello studio privato del produttore e accosciarsi sulla scrivania, ma il celebre Max Sennett era un anticonformista. Fu Max Sennett con il suo film Bellezze al bagno a liberare la donna americana dalla schiavitù ottocentesca dei mutandoni, costume oggi riesumato dalla televisione nostrana.
gli studios Sennett erano la fabbrica del candido divertimento e delle meravigliose illusioni. Non c'era ancora il cinema impegnato, alienato, e ci si infischiava dell'autentico. Ah, che bellezza! Si poteva cavalcare follemente per lo sconfinato West senza neanche il fastidio di noleggiarsi un cavallo e senza allontanarsi di un centimetro dal bar più vicino. A correre, pensavano le praterie. I vasti panorami viaggiavano e i romanzeschi eroi in un lampo facevano il giro del mondo a domicilio. E a che velocità! Via col vento! Al vento però non si gettavano i miliardi, eh? Bastava assai meno per mandare avanti la barca. Azione! Piccare il naso dietro le quinte popolate di fascinose bellezze era un dilettevole svago per i mariti delle dive. Questi lontani precursori dei pappagalli non sfuggivano però alla vigile cura delle amorevoli consorti. Sostenitrici dei legami del matrimonio in terra di divorzi, le mogli praticavano la ben nota regola: la moglie deve seguire il marito. Il produttore Sennett fu un pioniere anche dei cinegiornali e dei documentari e riprendeva, magari di nascosto, scenette dal vero. Afferrare la realtà in movimento, lontano preannunzio del cinema verità, ma fin da allora il risultato era ammosciante. Nel 1925 un monello non si psicanalizzava, era solo un discolo da punire, senza timore di creare complessi. Per ottenere spontanee confessioni, Charlie Murray non esita a ricorrere al terzo grado. Importante scoprire il colpevole e mettere a nudo la verità. Ma non crediate che la modesta saggezza di quei tempi escludesse certe raffinatezze. James Bond pasteggia a caviale e champagne. Bene, eccoci all'Hotel Splendid, dove Billy Bevan, agente speciale, si offre una zuppa di ostriche. Freschissime! Vive, ha assicurato il maître. L'insulto grida vendetta e Billy, per rappresaglia, farà il deserto intorno a sé con un mezzo infernale, un concerto di musica da camera. Parte con la sua potente Asdrubal 8
a propellente segreto per la missione Pip Cross. È riuscito a farsi assumere come uomo di pulizie in un misterioso ufficio. Dispacci disastrosi giungono per telescrivente. Il compagno Popopopov, capo del CSSO, il centro servizio spionaggio Ovest, è disperato. Ursula, chiama 0777, ordina! I cestini della carta, si sa, sono ricche miniere di documenti e Billy si è meccanizzato. Le terribili notizie cifrate si accavallano. I controagenti interurbani dal numero 000 al 999 sono bloccati. È la fine del CSSO. Tremebond, il capo responsabile, non ha che due alternative: la Siberia o il cianuro di Varecchina. Ma i membri dell'FBI, del controspionaggio, vigilano. Se non che il controspionaggio, capeggiato da Edgar Kennedy, divenuto più tardi famoso nel ruolo di Piedipiatti, entra in azione. L'uomo della FBI ha dimenticato di essere al 20° piano. Questa è suspense. Qui Bond sarebbe svenuto. Il pericolo è il mestiere di Billy Bevan. Si è fatto scritturare come acrobata nel circo del terribile Herr Otto. Il tuffo brivido nella vaschetta gli riesce sempre benissimo. Unico rischio non calcolato, la sete del pachiderma Agesilao. È il momento di interpretare Ben-Hur. In ogni circo, si sa, ci vuole sempre qualche povero cristiano per i leoni. Yeah.
visto il predecessore del coreano con bombetta da taglio? Qui viene coinvolta l'antenata sexy, Madeleine Holland, la regina del circo. Leonor, dice Madame, incipriami la schiena. Che mano pesante è oggi, Leonor. Leonor! Il re degli animali ama i troni molleggiati. I sovrani, ahimè, decadono e non vengono più rispettati. La gioventù bruciata aveva già i suoi precursori negli anni ruggenti, tanto che si dovettero mettere i poveri leoni in gabbia per proteggerli dai monellacci. L'innocente Cherry Chase nel ruolo di Androclo finisce per andarci di mezzo. Entrano in azione niente meno che i famosi agenti doppi 1-0. 0-LL-1-0 e STANEL-1-0. Hale Roach reclutò nel 1927 questa coppia di assi, due irresistibili agenti provocatori di risate. È in atto l'operazione doppio gioco. 0LL10 e collega devono far evadere dalla galera una spia che l'introdurrà in una organizzazione nemica. Un lume sarà il segnale. Devi avvertirmi, stupido. Beh, mettiamo la lampada addirittura sul muro del penitenziario, si vedrà meglio. Ah, queste prigioni. Così i due, cascati là dentro, per compiere la loro missione, debbono a loro volta trovare il modo di scegliere la libertà. Thank you.
L'autorità è perplessa davanti a questi due disinvolti pionieri dell'arte astratta. Salutare le mogli. Care, è scoccata l'ora di perlustrare il quartiere di West Side Store. West Side Store? Ma è un quartiere equivoco! Pensano sospettose le mogli. Un cappellino. I due specialisti in abbordaggi si buttano. Che pensi, Mick? Le belle ci stanno e gli agenti sperano di scoprire qualcosa. Non sono buongustai difficili come 007. Ma sarà un tranello oppure no? L'astuto 10 ha un suo sistema d'allarme per non farsi prendere per il naso o per il collo. Muoviti, svelto, andiamo a fare indagini. Nel momento cruciale non arrivano i nostri, ma le nostre, ossia le legittime consorti che annusano il tradimento. Cielo! Urla una donna, tua moglie! Tra i clandestini del quartiere equivoco si scatena il terrore. Thank you.
Prima o poi la politica ci mette lo zampino. Con inni patriottici e veterani arriva nel dimenticato villaggio del sud un candidato alle elezioni. È Will Rogers, il più scanzonato degli antenati, che prendeva in giro tutti, anche se stessi. Il cowboy che divenne grande attore, umorista, filosofo e finalmente leggenda americana. Il futuro onorevole in abiti rurali promette che se sarà eletto farà avere al villaggio l'acqua potabile. Darla a bere agli elettori è un'idea diffusa. L'acqua c'è già, sussurra l'altro. Scorno! Che sia del nord questo primordiale villaggio del sud. C'è l'acqua, la luce, la strada, che promettere? Con fine intuito il candidato ripiega sul sapone gratis, con punti premio. Quando la prossima volta dovrà baciare i bambini, saranno lavati più bianco. Siamo nel 1923. L'aspirante deputato in questo distinto comizio usa tecniche più moderne con i suoi elettori, abbina la sua personalità al mito dell'eroe. Volete un paladino per i vostri diritti conculcati ed oppressi? Sarò per voi un campione della libertà, un Robin Hood capace di emulare le gesta del pugnace e imbattibile Douglas Fairbanks. Chi era poi costui? L'operatore non ha fermato la macchina e si scoprono gli altarini di certi intramontabili divi. Del cinema, diceva Will Rogers nel 1920, per essere popolare doveva portare il cappellone e la camicia a quadrettoni, come oggi. Il Bond dell'epoca era Tom Mix, perennemente braccato dalle donne e da branchi di nemici. La conclusione delle sue avventure era spesso tragica. Sfuggiva ai banditi, ma finiva per farsi accalappiare da una bambola. Poiché i fuorilegge erano già da allora motorizzati, avevano smesso di portare le classiche camicie a scacchetti e portavano le macchine a quadrettoni. Tom si era fatto una fama di cavaliere inverosimilmente coraggioso, cosa sorprendente visto che nei suoi film non faceva che scappare dal principio alla fine. Quando si trattava di scappare, nessuno scappava più in fretta di Tom. Tutti i cavalli dei potenti motori non ce la facevano contro il destriero sprint dell'eroe. Mentre Tom Mix sgomina i furfanti, la polizia che fa? Vigila e indaga. Ne approfitta un crudele manigoldo per scippare la bambinaia. La tragedia incombe. Ma non tutti sono figli di cani senza cuore. Il criminale fugge, ma basta chiamare 007 e la polizia scatta. Thank you.
della legge! In nome della legge! Tagliatura. Le guardie non hanno preso ancora confidenza con i modernissimi mezzi tecnici e le macchine sfuggono al controllo. A chi spari tu? Profetica visione della futura era dei robot. Nelle eliminatorie preolimpiche, la più olimpica e disinvolta è certo la civettuola capitana della squadra S. Sa di essere destinata a diventar famosa. È Carol Lombard, che a quei tempi si chiamava Jean Peter. Ma si tratta davvero di eliminatorie. Molti occhi sono puntati sulla campionessa e la civetteria la tradisce. La potente tondista slovacca guadagna terreno. Avanti, devi vincere! L'onore della squadra è nelle sue mani, mi correggo, nelle sue gambe. Vittoria! Un gioioso balletto felliniano solleva e rischiara gli spiriti. Beh, non a tutti forse. Nella metropoli tentacolare una Rolls Royce camuffata da taxi si ferma. Chi supporrebbe che questi due personaggi dall'aria innocua sono gli 1-0 duramente impegnati nell'operazione Grand Hotel? Sì, è lei, Matta Eri, l'affascinante spia, la vamp platinata che diverrà una delle donne più ammirate del mondo. Niente meno che Jean Harlow. Thank you.
quali retroscena nasconde Matta Eri. Tante spia si sente scoperta. Cosa c'è sotto l'appare della banana? C'è sempre un innocente che ci scivola sopra e uno che cerca di passare la responsabilità al compare. Ma il cittadino si ribella. Questo potente dramma barricadiero nel 1928. Sembrano armi da niente, ma dei buoni agenti provocatori ci fanno scoppiare una sommossa. Caduta, il sospetto. Ripigliamo fiato. Oggi la torta come strumento bellico è superata, perché nella nostra pacifica democrazia ogni volta che arriva il momento di sbattere la torta in faccia a qualcuno si trova che qualcun altro se l'è già pappato. Mi sorge un dubbio. Schiuma per la barba. Che tempi. Scusate.
Non è 007, neanche l'uomo invisibile. L'avventuriero veramente raffinato a quei tempi si faceva la manicure allo champagne. Chi si nasconde lì sotto? John Barrymore? Ramon Novarro? John Gilbert? Valentino? No, è il libertino Liberty numero uno. Il Casanova dallo sguardo fatale che quando fissa una donna ne fulmina un'altra. Il divo Teresio impersonato da Ben Turpin. Musica sentimentale, My Fair Ladies. Il demonio deve allenarsi al Walter Salat. Un appuntamento galante e rischioso attende Casanova 20. Ma il marito sospetta, ha un identikit. Teresio deve cambiare aria, via la dolce vita, via nel vecchio violento West. A Revolver City, un vero uomo cerca il pericolo anche dormendo. Pisolino precario perché per una manciata di dollari bucati i Ringo e i Bingo e i Mingo tengono sveglio il paese. Il flagello della contrada è però Pancho Sanchez, terribile bandito che teme un solo uomo. Teresio Zappata, detto anche Bullo Kid, tipo formidabile che cavalcava sempre in piedi per far dispetto a Toro Seduto. Ma sotto questo travestimento c'è sempre lui, il leggendario Ben Turpin, che poteva mirare a due bersagli contemporaneamente e che insegnò a maneggiare la Colt a tutti i pistoleri del West, della Giamaica e del Tiburtino. Il solito ricatto. Viene intrappolata Sofia, la bella spia, di cui Teresio è cotto. Un emissario nemico l'ha indotta a sottrarre una valigia diplomatica. Teresio Ben Turpin giura al perfido Harry lo scivoloso che si dichiarerà colpevole lui pur di salvare Sofia. Eccomi, proclama l'innocente. Sono stato io, pago io. Quanti dollari devo? 50.000, ulula il sergente. Ma Sofia non può accettare il sacrificio. Vattene! Dice con la morte nel cuore. Sei un tipo losco, finirai impiccato. Pronostico azzeccato. Per l'emozione Bill sente un nodo alla gola. Ne approfitta lo scivoloso per cercare di rapire Sofia. Vieni con mio Honolulu, gracchia. Ma i poliziotti fulminei mangiano la foglia. Che tempi. Ah, stupefacente rapidità della giustizia di quei paesi. Ale, galeotto. A Honolulu, ci verrai con me. Il vispo Teresio, quella tra l'erbetta, folleggia ed intreccia ghirlande di fior, insieme a Sofia, la morbida spia. Ma anche un segugio subodora e riconosce il farfallino. Provi anche lei, giovin signore, sei un duro. Ma Sofia tira, tira e Teresio sfugge al lavaggio del cervello. Travestito da Davy Crockett, il temerario si è ficcato in un misterioso teatro di posa, covo di spie. Cerca disperatamente l'uscita.
malocchio accidenti lo inganna. Ah, vuoi recitare? Bene, c'è una parte per te nel film a episodi Lo scantinato della morte. Cosa c'è? È scoppiato un orribile incendio in città. Che fortuna! Andiamo a girare l'avvenimento, grida il demoniaco regista. Buon alibi per lasciar lì il morituro e simulare una disgrazia. Già furbi a quei tempi, i cinematografari mandavano gli operatori a riprendere le sciagure e ne approfittavano per girare in economia, facendo intervenire gli attori, scene neo-neo-neo-realistiche da sfruttare in qualche film. Bere o affogare? L'antenato rifiuta il dilemma. Bere è affogare. La situazione è critica. E il precursore dei subacquei inventa il respiratore. Vieni, eccoti un figlio, va e salvalo dal palazzo in fiamme, eroina, ordina il regista. Il pargolo è di pezza perché questo tipo di neonati brucia meglio di quelli veri. I guaiti tanto non servivano, non c'era il sonoro. Già nel 1928 il produttore Hal Roach e l'operatore George Stevens, che diventò famoso come regista, presentivano che automobilismo avrebbe significato ingorgo di traffico. È inutile andare avanti, drittoni! C'è un passaggio a livello chiuso! I due assi questa volta sono addobbati all'incirca da marinai. Sospettoso li segue cocciutamente Edgar Kennedy nelle vesti di un detective prezzolato. Volta il cartello, stupido! Thank you.
Si usava il cacciavite. Una delle armi segrete del bolide, la siringa proibita. Circolare, il passaggio è aperto. Thank you.
00 e LL10 e socio applicano il loro sistema segreto per non farsi fermare più ai passaggi a livello. Prendono la strada ferrata. Altro che Aston Martin. In una notte del 1924, il Transcontinental Express corre nelle tenebre e trasporta un altro progenitore di James Bond. Cinismo e crudeltà, è un tipo triste, dolce, inguaiato. Dovrebbe essere in vacanza, ma è in viaggio di nozze. È l'archivista della centrale segreta K3, impersonato dall'indimenticabile Harry Langdon. Sono bossoli, ma cicche da mettere in busta per la sezione scientifica. Non si sa mai, possono essere indizi utili e uno può restare senza sigarette. Caro, ho sete. Se avesse potuto leggere Goldfinger, avrebbe saputo che non si aprono gli sportelli durante la corsa. Si corre il pericolo di venire risucchiati. I veri esperti di armi. Quello è un barbiere. Thank you.
anche in America c'è chi viaggia gratis. Questo onorevole personaggio ha perfino la scorta d'onore. È lui, è Buck Groviera, il sicario della Gebu, specializzato in buchi supplementari per ficcanasi. L'ha beccato il controspionaggio. Harry Langton non vorrebbe impicciarsi. È in luna di miele lui. Ma si sa che ogni detenuto è un evaso potenziale, specie se c'è dietro qualche complice inviato dalla Gebu. Eccolo, l'operazione civetta sta per scattare. Qua, non ti muovere, ordina l'agente federale ferroviario. Vado a far fuori quello là e torno. Niente paura, amico, soffia Buck Groviera. Tutto calcolato, usciremo dalla trappola insieme. Tu piglia la 32. Ecco il colpo di fortuna alla James Bond. Il Groviera si è squagliato. Bisognerà tirar fuori la pratica dall'archivio e rimetterla in evidenza. Nel fronte degli Angiporti si gioca più il poker che il bridge. 007, per fare grande slam, aveva bisogno di potenti complici e carte truccate, ma il suo antenato Billy Bevan, uomo di punta della squadra contro il vizio organizzato, basta il fedele Pidox per far vedere i sorci verdi a gentiluomini come Lucky Luchino, il baro. Pidox è un assistente dal fiuto portentoso. Bevan è al tappeto e Pidox
che non se la sente di passare la vita sulla tomba del padrone, corre a cercare rinforzi. Uomini non capiscono il linguaggio dei cani, neppure i poliziotti poliglotti. I cani invece capiscono quello degli uomini, perciò si alleva il cane poliziotto e non ancora il poliziotto cane. James Bond sarebbe crollato e avrebbe aspettato che arrivasse una bella ragazza a salvarlo. Per Billy arrivano invece ottusi piedi piatti. Chi cercano? E se sbagliano colpevole, meglio squagliarsi. Chi dice che i soldi corrono via in un attimo? Si rivela anche campione di umana carità. Fate che ogni pentola bolla, dice il cartello dell'esercito della salvezza. Bene, vada per il bollito. Fidox nutre buone speranze sulle ossa. Gli useranno un occhio di riguardo, no? Ecco di nuovo sulla pista gli imbattibili Vagabond. Brandiscono due inoffensivi oggetti, ma saranno veri strumenti a fiato o missili portatili? Enigma. È in corso uno spietato accertamento contro una banda di evasori fiscali, in lingotti. I due si sono mimetizzati da suonatori ambulanti. Per rendere meno pesante il compito, hanno scelto musica leggera. Uno dei più bravi musicisti italiani, l'anno scorso proprio su Rai 2, uno dei protagonisti di Music Farm, troppo arrangiatore, grazie, musicista. Grazie davvero, è mio amico, è tuo amico, è chi è? La bella voce di Roberto Lanfranco, è chi è? Eh sì, perché cari telespettatori, ricordando questa trasmissione straordinaria, questa sera le ragazze si esibiranno in tre manche, due semifinali più la manche finale, dove dovranno dimostrare non solo scatto, ma di riconoscere le canzoni.
poi dicono che sono tutte buche le strade di Roma, dove si vede che l'investigazione nei bassi fondi comincia a diventare scottante. Sei tu che sei stonato, stupido. Come l'Aston Martin. ZLL10 disarmato è furibondo. Bisogna domare energicamente la balorda indisciplina del compare. Feroce operazione mutande si svolgeva nel 1928, precorrendo, pur con più moderate pretese, la moderna strategia fiscale. Contribuenti, unitevi! I pronipoti, più terribili degli antenati! Ehi, brigante!